Direi che. Mangiare abbiamo mangiato. Rubare abbiamo rubato il menu mentre fumo non me lo apre, maledetto. Ero comodo. Volevo. Mm. Volevo approfittarne. e eh, via! Con gli stivali sul divano. Volevo approfittarne per leggere qualcosina un attimino. Prima di fare un riposino. Qua ci si può sedere, no. Abbiamo una sedia un po' comoda Aspetta, mi siedo qui, nel senso Faccio prima riposina, poi leggo Ah sì Ma chi cazzo mi viene a controllare Minchia raga luna di notte Buonanotte. La Casa Dorata. Una volta, quando il bosco dei Sussurri era ancora chiamato il bosco delle mille foglie e le giornate su Enderol erano sorte da poco, in un emporio sulla costa del sole viveva una donna e il suo, con il suo compagno. Erano entrambi artigiani, la donna sarta, l'uomo orafo. Insieme vivevano di un modesto villino in un modesto villino alla periferia di una piccola città, seguendo ciascuno il proprio sentiero. Ma erano entrambi insoddisfatti di quello che il loro sentiero aveva ad offrirgli. E un giorno l'uomo disse alla sua compagna Ma perché viviamo in una casa così modesta? Indossiamo solo biancheria e mangiamo solo pane stufato, che voglio dire. Comunque, io fossi in voi non mi lamenterei troppo, visto gli ultimi avvenimenti. Mentre sulle nostre navi carichiamo i prodotti più esagerati e le prelibatezze più costose giorno per giorno. La donna rispose, seriamente, marito mio, anch'io sono stanca di guardare sempre le ricchezze degli altri e distruggermi per loro. Ahimè, per noi Malfas ha scelto il sentiero degli artigiani, quindi dobbiamo accontentarci di cose semplici. Anche se cucio un elegante vestito di seta chileana, sono i ricchi mercanti che aumentano i loro profitti, non io. Un elaborato candelabro fatto dalla tua mano abbellirà la casa di un sublime. che non so chi o cosa sia, con il suo bagliore dorato, non la nostra. Per molto tempo, l'uomo rimase in silenzio a guardare fuori dalla finestra il misero giardino dove, in mezzo ad alcune piante di fiore diligentemente potate, lui e la sua compagna coltivavano verdure ed erba aromatica. Alla fine disse. Se dovessimo commerciare direttamente con gli stranieri potremmo estromettere completamente le gilde dagli affari. Aia! Alla benedizione del nostro sentiero ci hanno per caso vietato di vendere ciò che produciamo? No! Così facendo non abbandoneremo il nostro sentiero. Semplicemente lo amplieremmo. E quindi tutto ciò che realizzeremo sicuramente farà piacere a Malfas. Già capito che qua va a finire da schifo. La donna rimase scioccata da quelle bestemmie, ma rimase in silenzio. Mentre suo marito raccoglieva i loro pezzi più preziosi, usciva di casa, Abom, ah, ha già deciso, è partito. Le annuiva semplicemente, apparentemente assorta nei suoi pensieri. Guarda che lo sbirra, lo sniccia. A tarda notte il marito tornò con una borsa piena di soldi. Minchia. La donna la svuotò sul tavolo della cucina con occhi raggianti. Cambiate idea, eh? Ben presto l'uomo tornò dalle navi straniere con sempre più denaro e beni commerciali. Contento, riferì che gli stranieri lo avevano trattato con rispetto e che erano soddisfatti di fare affari con lui. Per sua moglie, portò tessuti preziosi e rari che utilizzò per confezionare abiti costosi. Per conto suo, aveva scambiato perle e gemme preziose, realizzando gioielli meravigliosi. Così. Dopo alcune lune, i penny si erano trasformati in pesanti monete d'oro e l'uomo e la sua compagna avevano conquistato la prosperità che avevano da sempre desiderato. Una notte la donna disse al marito: ora la nostra tavola è piena dei frutti più dolci delle terre più lontane, e le nostre stanze sono riccamente adornate. Ma viviamo ancora in questa umile casa. La nostra disponibilità dovrebbe poterci fornire una proprietà nel quartiere dei nobili di Ark ma nonostante la quantità di oro che siamo in grado di accumulare, ci viene negata una vita tanto radiosa. L'uomo, dopo che ebbe riflettuto, le rispose. Se i sublimi ci rifiuteranno i loro manieri, li faremo tutti vergognare con il bagliore della nostra casa. La sera seguente l'uomo rincasò anche più tardi del solito. Non si coricò. Nel cuore della notte la sua compagna credette di sentire strani rumori, come il picchettare e il grattare da qualche parte della casa ma non osò alzarsi per andare a vedere che cosa preannunciavano. Mentre entrava nel giardino il giorno seguente, trovò il suo compagno sul letto erboso profondamente addormentato. Si voltò a guardare la casa e rimase sbalordita, perché la facciata era completamente cambiata. Tutte le finestre erano impreziosite da intarsi dorati. La vecchia porta era stata sostituita da un grande portone a doppi battenti di uno strano legno lucido opaco. Voltando la testa, si rese conto che la pittoresca staccionata di legno era stata sostituita da pali di un tetro acciaio, intrecciato da pregiate venature d'oro e con incastonate delle gemme scintillanti. Questa deve essere una magia selvaggia, sussurrò. Ma quando suo marito si svegliò e le chiese se le fosse piaciuto il nuovo fasto, le lacrime sgorgarono dai suoi occhi e lo abbracciò senza parole. Ciononostante, a cena chiese con cautela come fosse stato possibile un simile cambiamento in una sola notte. Ho acquisito molti nuovi amici nei miei recenti affari, disse sorridendo. E il suo compagno la lasciò. Dalla finestra del giardino la nuova recensione brillava splendidamente al tramonto del sole, rilassandole la mente. Durante le successive lune ci furono molte notti in cui l'uomo non andò a letto. La donna si svegliava sempre con strani suoni martellanti, ma restava a letto smagnosa delle ultime ricchezze che avrebbero adornato la sua casa il mattino seguente. La sua paura si era da tempo placata. Vivevano bene, godendosi finalmente la meritata prosperità che potevano sfoggiare volentieri ai sublimi. Sempre più oro impreziosiva la loro facciata, poi perfino le tegole del tetto furono rivestite di metallo prezioso. Elaborate statue di marmo ricoprivano il giardino. Un battente con un'enorme gemma scintillante era montato sul portone e il sentiero del giardino era incastonato da molte pietre scintillanti. Durante i tramonti, l'intero giardino era immerso in una luce dorata che riverberava sulla casa. Riverberava. La gente della città sembra stare alla larga dal nostro maniero, commentò la donna un giorno. Scuotono semplicemente la testa e si affrettano. Il suo compagno annuì. Sì, ci invidiano la nostra ricchezza, lasciamoli spettegolare malignamente come vogliono. È il frutto meritato del nostro duro lavoro e nessuno potrà negarci la posizione a cui ha condotto il nostro sentiero. Non parlarono del loro sentiero per molto tempo e la donna, alle parole Ritiriamoci, è stata una lunga giornata, rabbrividì. Perché? Il giorno seguente furono svegliati da una baraonda di voci provenienti dall'esterno. Azz, una folla si era radunata davanti alla Casa Dorata, guidata da tre custodi dell'Ordine, per forza. Molti tenevano torce che brillavano minacciosa alla luce dell'alba. L'uomo e sua moglie si fermarono sulla soglia e guardarono stupiti la foglia. «Cazzo volete? Senti questo», disse uno dei loro vicini a un custode. «Non sono in grado più di parlare, stridono e strillano solamente». Nessuno li capisce e guardali. Un altro intervenne. Sì, quegli enormi occhi vuoti e quella pelle scura e coriacea. Luna dopo luna si è aggravata. Sono diventati zombies? Lo sguardo del custode si era oscurato. In effetti sembra una donna malvagia. Malattia sconosciuta, tipo la malagia. La malagia, vabbè, selvaggia. Nelle vicinanze una donna si lamentò. Il fetore è insopportabile. Come è possibile costruire qualcosa di così orribile? Ma perché? Per tutto il tempo l'uomo e il suo compagno ascoltarono le dichiarazioni dalla folla. A differenza di loro due, la gente non vedeva un magnifico maniero, ma ciò che realmente stava lì. Cosa? Una vasta e massiccia struttura di carcasse intrecciate quasi artisticamente. Una maglia di ossa e rami. L'intera costruzione era ricoperta da una melma oscura e innaturale che cadeva a terra in lunghi filamenti inerti. Grandi femori legati con strisce di cuoio costituivano la recinzione. De numerose statue erano cucite insieme da vari cadaveri di animali, e il giardino, un tempo potato con cura, era ormai infestato da piante ripugnanti e dall'aspetto malato. I teschi allineati lungo il vialetto del giardino portavano al portone delle orribili fauci spalancate sotto una gabbia toracica gigante. Sembra poco realistico, se devo essere sincero, eh? Bruciatela! disse, giunse un grido dalla folla, destando l'uomo e la donna dal loro torpore. Istintivamente alzarono le mani per proteggersi e uno sfolgorante lampo bianco-blu scaturì dalla punta delle loro dita. I custodi. Ah, bom, magia pazzesca! I custodi dell'ordine furono respinti e fecero rotolare un sacco di gente. Nella parapiglia che ne scaturì, le prime tracce, torce furono lanciate contro la casa, che presto si incendiò intensamente. Ma i due abitanti di quell'orribile struttura avevano utilizzato il breve momento di confusione per fuggire all'interno. Più tardi, i custodi, riesaminando i resti freddi della casa, trovarono un chiavistello nello scantinato. Aprendo, si trovarono di fronte ad un vasto sistema di grotte pieno di funghi ed enormi arachni di inagguato. Dopo aver cercato invano per molte ore, sono tornati in superficie, scoprendo unicamente un paio di diari. Erano sopravvissuti al fuoco illesi, rivelando in tutta la sua ampiezza la metamorfosi davvero straziante della casa e di se stessi, e percependone l'utopia e la negazione. Ahimè sono sotto gli occhi di tutti adesso, disse il primo custode. Malfas, proteggici dalla loro nida, nidi, nidiata. Come li chiameremo? chiese il secondo custode. Forse potremmo ispirarci ai suoni irritanti che lanciano e ai rumori che ho sentito di nuovo. Il terzo custode rispose qualcosa come harp harp. uh arp